Eccoci qua. Non saprei cosa chiederti, io e te possiamo stare a contatto? Assolutamente, io e te sì, possiamo stare a contatto, possiamo assembrarci, dai, diciamo. Possiamo assembrarci, ecco. Gentiana Dervisci, scusate la mia voce, oggi manca. Patron della GX Fashion Week qui a Villa Cicogna Trecate. Gentiana, hai messo in piedi un'opera d'arte. È l'unica possibilità che al momento possiamo fare. Anche se c'è il Covid, noi non ci fermiamo, i nostri sogni non si devono fermare. Questa cosa mi ha dato la grinta, perché tanti stilisti, tante persone che mi stanno attorno stanno per mollare. Io sono qua oggi perché non dobbiamo mollare. C'è il Covid, dobbiamo abituarci, dobbiamo stare sempre in sicurezza, insomma, però dobbiamo rispettare il protocollo, però noi non possiamo mollare. Quindi unico formato possibile, come la Milano Fashion Week, il formato digitale. Sì. Tu a Milano non sei potuta andare perché non ci si può spostare, eh? Cosa hai pensato per oggi? Allora, nel territorio, quando sono arrivata per la prima volta in questa villa, Villa Cicogna, mi sono innamorata. Nel territorio novarese abbiamo una chicca così stupenda. Io ho detto no, dobbiamo farla qua. Dobbiamo utilizzarla in parallelo con la Milano Fashion Week, quindi non potevamo scegliere una location diversa. Stilisti. Allora, Umberto Perrera, il nostro stilista novarese, Ambra Feneri, una stilista milanese, Nadia Lupacheva, anche lei una stilista del territorio novarese, poi abbiamo Rossella Cavioni Milano, quindi una stilista milanese, Luciano Crepaldi, anche lui grande pittore novarese, ma crea delle borse e anche delle sciarpe, stasera ha presentato delle sciarpe, poi Nina Ziclauri, anche lei una stilista milanese. Che dire, sono molto soddisfatta di come è andata oggi, abbiamo avuto stilisti professionisti, ma anche abbiamo dato la possibilità ai stilisti emergenti. Ho visto fotografi i cui nomi sono rinomati in tutto il panorama fashion nazionale ma anche internazionale, ed anche squadre di cameraman. Abbiamo avuto uno staff di fotografi professionisti del settore che si sono avvicinati alla nostra associazione ed hanno sposato l'idea di APS Show Team. Sono molto contenta, insomma, di averli avuti oggi qua con noi. Quindi uno stretto rapporto tra istituzioni locali di Trecate, provincia di Novara, di artisti sartoriali, di professionisti e di modelle anche professioniste. Sì, guarda, io devo ringraziare di cuore il comune di Trecate per aver messo a disposizione la villa, per esserci stato veramente di aiuto, tutta la giunta comunale veramente hanno fatto un grande lavoro. Io sono veramente molto molto contenta dell'esito di come è uscita questa giornata, perché grazie anche a loro che noi siamo qua oggi, grazie anche a loro che ci hanno dato la possibilità di aver creato un evento così per noi bellissimo. Progetti per il futuro? Che dire, i progetti sono tanti e pian piano vi diremo tutto, quindi seguiteci.